Bim è molto rock. Certamente è rock, ma è un rock spinto, è un rock duro secondo me. Ha una velocità e una forza completamente diversa. Naturalmente l'auspicio è che diventi pop e folk. Lo slogan è il CAD eletto, il Bim è rock. Un interrogativo per alcuni, un'affermazione per altri. Così come il genere musicale dei ritmi veloci sconvolse le regole della musica popolare degli anni 50, il Building Information Modeling è arrivato in modo dirompente, con la sua pluralità di linguaggi, la sua interoperabilità, velocità e il suo essere trasversale. Una metafora, ma anche uno spunto per riflettere sul tema della digitalizzazione delle costruzioni, affrontato durante SAIE 2016. True Story About BIM è il titolo dell'evento organizzato da Ingenio ed Euroconference e inserito all'interno del format La Fabbrica delle Idee di Federbeton. Più di 16 relatori sono intervenuti sul tema, dalle origini del BIM alla diffusione in Italia, dall'applicazione negli appalti pubblici al suo diverso utilizzo, fino all'attuale evoluzione normativa e a come cambierà il modo di progettare. Emergerà una nuova musica? È rock perché è contaminazione, è linguaggi, è anche improvvisazione oggi in questo paese, e quindi secondo me è molto rock, perché scopriremo da qui a qualche tempo che insieme parleremo linguaggi diversi. È la storia del rock, ma in generale la storia della musica è stata un po' così, è stata avanguardia e oggi il BIM è avanguardia. Linguaggi plurali, cambio di approccio alla progettazione, multidisciplinarietà, interoperabilità sono tutte caratteristiche di un nuovo approccio ed è per questo che secondo me è assolutamente rock. Molto rock anche perché richiede una nuova energia nella progettazione e soprattutto, come avevo detto ad Andrea, tendenzialmente vuol dire fare un ensemble di musicisti bravi, tutti molto bravi, e però il mood, come dire, deve emergere. Non c'è una melodia, per cui direi che non sarebbe accostabile tanto facilmente al pop o al folk. Il rischio in questo momento invece è che sia questo il binario. Per portarlo ad essere rock vuol dire che però ci siano delle persone competenti e con una forte personalità in grado di gestire il gruppo. Quando è stato introdotto il CAD i ritmi sono stati molto più lenti, ci è voluto molto più tempo ed è stato meno sconvolgente, e invece in pochi anni il BIM ha preso il centro delle nostre discussioni, e questo dimostra che sì, che ha una velocità e una forza completamente diversa. Credo che la dimostrazione stia lì e la metafora serva in questo senso. Certamente è rock, ma è un rock spinto, è un rock duro secondo me. E come nel rock ci sono le band, e nelle band ci sono le prime donne, ci sono le prime voci, nel BIM è possibile anche un utilizzo di un singolo operatore. E quello che vorrei che fosse chiaro è che il BIM non è una tecnologia riservata alle grandi società di progettazione, ma che si adatta benissimo, e lo ripeto, benissimo, anche ai piccoli studi come il mio. Quindi si intendono quelle studi con da 1 a 5 addetti. Questo perché consente la verticalizzazione del processo produttivo e quindi il risparmio di tempo che la modellazione 3D consente di fare sulla fase di rappresentazione lo possiamo impiegare per, ad esempio, migliorare la qualità del prodotto architettonico. Ecco come gli usi del BIM siano tanti e possibili anche per i piccoli studi. Questo è quello che vorrei portare in evidenza grazie a Ingenio. Il BIM può essere rock nella misura in cui serve imprimere, o meglio, hard rock, heavy metal e così via, nella misura in cui serve imprimere una svolta di tipo aggressivo. Naturalmente l'auspicio è che diventi pop e folk, nel senso che abbia una diffusione capillare, ma ciò che noi dobbiamo chiederci è quale nuova musica
emergerà da questo processo. La mia impressione è che o non emergerà nulla o emergerà una musica che ancora non conosciamo.